È il Natale del 1939. Giorgio Amendola ed Emilio Sereni si ritrovano in un piccolo appartamento alla periferia di Parigi con le loro famiglie, per festeggiare il Natale. È un Natale molto triste perché è scoppiata la Seconda Guerra Mondiale. Amendola e Sereni sono, dopo anni di prigionia e di sofferenze, sono esuli, a Parigi, e il mondo dell'antifascismo è anche molto, ma molto diviso. In questo Natale, di fronte a un pasto poverissimo, scoppia una discussione molto accesa tra Amendola e Sereni. Amendola vorrebbe eliminare le divisioni che segnano il mondo dell'antifascismo e svoltare, dare una svolta ai rapporti tra antifascisti. Scoppia appunto proprio non solo una discussione, ma anche una grande lite. Amendola, che ha un carattere molto forte, focoso, iracondo, prende la moglie e la figlia e torna a casa sua. Però, tornato a casa, riflette e scrive una lettera molto importante che viene indirizzata a Giuseppe Di Vittorio, e che la manderà poi a Palmiro Togliatti, e in cui denuncia appunto le liti, le risse che ci sono nel mondo degli antifascisti che sono emigrati in Francia. Dopo questa lettera riceve una risposta per cui ottiene il permesso di cominciare ad attivare un'opera di collaborazione tra tutte le forze antifasciste. Tutto nasce in questo Natale del 1939. Perché ricordare questo episodio in occasione del 25 aprile 2020, in cui un 25 aprile così particolare e così, come dire, segnato dall'emergenza sanitaria, dove non ci saranno manifestazioni, non ci saranno cortei e così via? Beh, mi piace ricordarlo perché questo momento si può chiedere, questo appunto, questo Natale del 39 è il momento cruciale dell'organizzazione della resistenza, cioè si potrebbe dire di una resistenza prima della resistenza, perché dall'azione di Amendola, che cercherà appunto di ricucire i rapporti con i socialisti, con gli antifascisti, della concentrazione antifascista e così via, nasceranno poi quelli che sono i comitati di liberazione nazionale, che unitariamente dopo l'8 settembre 1943 e poi successivamente porteranno proprio al 25 aprile 1945. Io ho ricordato questo, ricostruito questo episodio nel mio libro Gli Irriducibili, dove gli irriducibili sono appunto un gruppo di giovani antifascisti che in un primo momento era molto molto legato, di cui fecero parte, oltre a Amendola e Sereni, anche Enzo Sereni e sua moglie Ada, Velio Spano, Nadia Gallico Spano e tanti altri, e anche Giuseppe Di Vittorio. Enzo Sereni in particolare fu segnato da un destino tremendo, da una sua scelta però. Lui si trovava in Palestina e decise di venire, di farsi paracadutare, di venire a combattere in Italia, nell'Italia occupata dai nazisti, e fu fatto prigioniero, portato al lager e ucciso. Ebbene, appunto, ricordare questo gruppo di irriducibili antifascisti proprio in occasione di questo 25 aprile, così potremmo dire segnato e sofferente, mi sembra appunto una grande occasione per ricordare le intenzioni, le proposte unitarie di Giorgio Amendola, uno dei grandi padri della nostra democrazia e della nostra Repubblica, e appunto un gesto unitario che poi portò alla liberazione del 25 aprile.